Per onorare Edoardo De Filippo, ricordandolo a 30 anni dalla sua scomparsa, si terrà tra il 23 e il 24 ottobre il convegno internazionale Edoardo De Filippo e il Teatro del Mondo, nella sede dell'Università di Napoli Federico II, per iniziativa del Forum Universale delle Culture, dello stesso Ateneo Federiciano, del Master in Drammaturgia e Cinematografia e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. Stamane l'apertura dei lavori alla presenza del Rettore Marrelli e dell'Assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Per fortuna Edoardo, tra le sue tante intuizioni geniali, ha avuto anche quella di sapere utilizzare un nuovo linguaggio come quello televisivo, che tra l'altro lui ha fatto in una maniera magistrale, devo dire ancora finora non eguagliata, per trasmettere la sua arte. E ovviamente aver visto, ci ha avuto la fortuna come me di averla vista a teatro, certo, attraverso la riproduzione tecnica, forse non può vivere quelle stesse emozioni, ma non c'è dubbio che leggere Edoardo o vedere le opere di Edoardo filmate è comunque un'emozione irripetibile e soprattutto è un grande e anticipatorio squarcio sulla contemporaneità, sui suoi problemi, sulle enormi contraddizioni di questo nostro mondo contemporaneo. Edoardo è uno dei più grandi interpreti che io chiamo di un teatro dell'inquietudine, cioè che ci fa vedere la ferocia ma anche la profonda umanità della vita in questa nostra città come metafora di una condizione universale. Studiosi e professionisti del mondo teatrale di rilievo internazionale parteciperanno alle due giornate di studio con una pluralità di contributi che mirano, ad angolazioni diverse, a mettere in una nuova luce la continuità della lezione eduardiana. E sono proprio i giovani a riscoprire Edoardo e ad amarlo dopo la sua dipartita. A Luca De Filippo abbiamo chiesto proprio questo: perché tanto amore per Edoardo da parte delle nuove generazioni? Beh, evviva! Sì, tanti giovani, ma non solamente, anche a teatro vengono tanti giovani ed è vero, Edoardo interessa moltissimo ai giovani perché comunque ritengo abbia tratti delle tematiche che loro sentono molto vicini. Edoardo è uno che ha detto sempre le cose più o meno come stavano e in qualche modo è riuscito sempre a dipingere la realtà nel modo, con i colori giusti, e loro si rendono conto di questo. Ecco, proprio a dipingere l'altro giorno è stato fatto addirittura un murales. Sì, bellissimo. Beh, per esattezza 3, lì al San Ferdinando, ed è una bella iniziativa.